anche loro, io. Per me può tutto, da questo momento in poi può tutto, dipende da loro, insomma. Allora, io mi chiamo Antonia Discotto e abito a Schio e rappresento anche un gruppo di cittadini. Guarda un po' in camera, forse è meglio, sì. E niente, volevo, visto che la scelta civica di Permonti come cavallo di battaglia, fra le altre cose, porta anche la limpidezza, la chiarezza, volevo chiedere come mai ha scelto, permesso al sindaco Tondo di candidarsi nel suo partito, quando il sindaco Tondo, per ci conosciamo dal 2009, ci ha solo raccontato bugie e prese in giro. Allora io come cittadina non sono una politica, ho sempre pagato le tasse. Devo rispondere. Vedete anche voi, no, permetto un attimo. Sì, però, scusi, ma qualcosa di preciso. Faccio degli appunti specifici, altrimenti è difficile. Anche a me il governo non piace, però. Persone politiche di questo No, no, la parola gliela lascio. Che cosa? No, è lei che fa la domanda. Non posso chiedere a lui di farsi le domande. Quante bugie? Allora, no, su che cosa? Beh, no. Anche qua questo non è l'argomento, non mi sembra. Come lo facciamo? Non è questo il caso, però. No, senta qua. Il discorso che più. Se lei fa una domanda precisa, no? Se lei mi dice il palazzetto, va benissimo, no? Se mi lascia parlare. Se dice cose precise, sì. Noi cittadini abbiamo pagato un canile abusivo con la che era convenzionato con l'US 4. E con naturalmente i 32 sindaci. Ecco, questo canile, ecco, a parte essere abusivo, se può rispondere, che non è questo l'argomento, prendeva 3,40 euro a cane al giorno. E oltre a avere un cane lì all'inizio, cioè, facciamo, la domanda facciamo fuori video che non mi serve, questo non serve. Non sto abbandonando come per un attimo. Okay. Signora, io non la interrompo, le faccio la domanda io dopo, mi dà il telefono, se mi lascia il telefono, sul serio, io mando un mio collaboratore a intervistarla e poi intervista anche Tondo e faremo un articolo. Però l'argomento è, no, ma signora, qui non è. Mi date il telefono, ci facciamo 25 pagine, non c'è problema. Sì, ma questo è l'argomento, abbiamo un tempo. Mi dà il telefono, il nome, ce la chiamo io. Ma qui la clac non è messa. Mi dà il telefono e il nome, così la chiamo io tranquillamente. Con me sicuro, signora. Con me io non dipendo a nessuno, capito? Però non è questo il posto, perché non è questo il luogo. Certo. Ma poi ci scriviamo 25 pagine, non c'è problema se ha ragione, ma dica. Non ho tutta la documentazione, ci fa solo un favore perché abbiamo pagine da riempire. Quindi state attenti a quello che scrivete, ha detto il sindaco. State attenti. Ma a me non riguarda, perché sono editore io. Ma stia tranquilla, non c'è problema. Ma con me non c'è problema. Io vado in tribunale sempre, pensi un po'. Quanti soldi gli ho spesi io di avvocato? Io la chiamo, documenti, io la chiamo, io di più, 10.250 quest'anno. Se volesse contattarmi, perché io avevo. Signora, questo qui, io l'ho preso il telefono, poi contatta chi vuole. Dopo, adesso voglio finire. Stia tranquilla. Sì, perché è uno scandalo vergognoso, mi creda. Sia tranquilla che poi le fogliamo. Come c'è stasera? Sì, il numero, il cellulare. Mi dai lo scoop, mi togli.